Seduta di consiglio del 7 luglio, ore 9:40. Bello. Caresi. Presente. Aiello. Presente. Donna. Presente. Cavaliere. Presente. Di Gesù. Presente. Buongiorno a Ferruccio. tutti. Ferruccia. Presente. Presente. Osardo. Osardo. Presente. Lucido. Presente. Pazzo. Presente. Stabile. Stabile. Assente. 9 presenti. 39 presenti. Senta Teresi. Claudio, presidente. Allora, 9 presenti, la seduta è aperta. Buongiorno consiglieri. Buongiorno, presidente. Allora, intanto una comunicazione. Dottore, il consigliere Palazzo mi ascolta? Sì, prego, presidente. Il 27 luglio alle 9:30 il presidente della RAP col dottoressa Larissa Calì e dottore Putrone e spero l'assessore Marino saranno presenti alla nostra seduta di consiglio. Ok, grazie 27 Presidente. luglio alle ore 9:30. Che ora è? Quando è? Il? 27 luglio. Ah, potremmo fare il 15 agosto. Va bene. Consigliere Palazzo. Lei è troppo tardi, consigliere Non è Palazzo. troppo tardi, quindi lo apro la bottiglia il 27. Esatto. Il Io l'ho 27 preparato con la mattina. bottiglia, Presidente. Bravo, bravo, Aspetto il 27. allora, l'altra comunicazione è perché fra un po' io dovrò abbandonare la seduta perché ho un'altra riunione. Stanno convocando tavoli tecnici sulle scuole e si sta facendo un tavolo tecnico uno per circoscrizione, quindi saranno convocati 8 tavoli tecnici alla presenza dei presidenti di circoscrizione per valutare tutte le operazioni necessarie. Scuola per scuola, laddove se ne servisse, per la riapertura, diciamo, delle scuole in sicurezza. Come voi. Di norme, e quindi c'è una, diciamo, più facilità di intervento su alcune operazioni che riguardano le aperture delle scuole. Il sindaco ha chiesto e ha dato mandato di convocare, ripeto, alla presenza del presidente di circoscrizione, un tavolo tecnico nella partecipazione di tutte le scuole del territorio, tavoli che verranno convocati dall'assessorato alla scuola. Quindi in questi giorni siamo in attesa di sapere qual è, quando è e quando sarà convocato il tavolo tecnico per la quinta circoscrizione, dopodiché ve ne darò comunicazione. Io mi fermo un attimo perché ho poco tempo, ascolto esattamente se ci sono degli interventi da fare, dopodiché devo necessariamente uscire dall'aula. Prego, consiglieri, mi ha chiesto la parola il consigliere Altadonna. Sì, Presidente, parto da questa sua seconda Buongiorno comunicazione. Presidente a tutti. Buongiorno, consigliere Stabia. Parto da questa seconda sua comunicazione. Volevo sapere se il tavolo riguardasse, la riapertura di settembre o la riapertura, diciamo, delle Capito, scuole. Altano. Se riguarda il tavolo la riapertura delle Compagno, cosa scuole a c'hai? settembre. Scusate, stabile Aiello, siamo in aula, grazie. Sì, tratta dell'apertura del settembre. Io Ok, neanche parlavo siccome le scuole riaprono già dalla prossima settimana, anche agli alunni, fare un tavolo tecnico per la riapertura a settembre mi sembra ottimo. Io ho tenuto conto appunto che già le scuole sono aperte da lunedì prossimo. Quantomeno nella quinta circoscrizione ce ne sono più di 9 già aperte che faranno attività. Poi un'altra cosa, Presidente, volevo comunicare che
Sto preparando un documento che vorrei però fosse corale dell'intero consiglio, proprio riguardante le scuole, documento che prevede la richiesta da parte di almeno degli istituti che sto intercettando, dei dirigenti che cofirmeranno, spero insieme a tutti noi, questo documento, per chiedere l'immediata abolizione dei cassonetti davanti alle scuole, perché noi... La sento a tratti, consigliere Altadonna. Mi sente, presidente? A tratti. Ora provo a cambiare device. Se mi dà proprio un secondo, io cambio device. Senza che per questo diciamo... Ok, vediamo se ci riusciamo. 3, 2, 1... Allora, vediamo se... Adesso mi sente meglio, presidente? Sì. Dicevo, un documento che stiamo raccogliendo le firme con molti dirigenti scolastici. Spero che sia un documento corale dell'intero consiglio, quindi firmato da tutti i consiglieri, per chiedere al comune l'immediata rimozione dei cassonetti davanti a tutte le scuole, perché non è più possibile vedere quello che si vede ogni giorno davanti a ognuna delle scuole. Io capisco, in teoria dovrebbe essere già così. Ecco, io capisco il cittadino assolutamente sotto casa, in piazza Santa Cristina, comprendiamo assolutamente tutte le problematiche che ha il singolo cittadino e la cittadinanza, ma quello che è davanti alle scuole deve essere assolutamente rispettato in maniera perentoria già dal 1° settembre, perché credo che sia un atto di inciviltà questa mancanza di rispetto nei confronti dei bambini, delle scuole, degli insegnanti e dei territori. Quindi porterò all'attenzione di questo consiglio, sperando che appunto diventi una questione corale. Noi non possiamo essere città educativa. Palermo è città educativa, e poi ci sono i cumuli al netto della sporcizia del cittadino, al netto dell'inciviltà del cittadino. L'amministrazione non può consentire che si riaprano le scuole con i cumuli di immondizia davanti ai cancelli. Grazie. Grazie. Consigliere Losardo. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buona, presidente. Tutto bene. Forse. Ha smaltito la sbornia del compleanno, tutto a posto? Tutto a posto. Benissimo, benissimo. Gli anni passano anche per lei, Esatto, ieri parlavamo, diventiamo più saggi. Anche se la vedo più pimpante che mai, complimenti. Grazie. Presidente, apprendo una notizia che, a dire il vero, non mi stupisce e né mi fa saltare per aria, perché io vivo a Palermo. Anche a lei sento a tratti, allora non vorrei che sia io. Mi sente, presidente? Sì. Ecco. Dicevo, non la stupisce, non la fa saltare? Per aria, perché io vivo a Palermo, e vivo in una delle periferie della città. Tocco con mano il degrado che attanaglia i quartieri, specialmente della mia circoscrizione e quindi anche della mia città. So che si fa poco o nulla per migliorare le sorti di questa città, di questi quartieri, e quindi vedere il nostro sindaco all'ultimo posto nella classifica degli amministratori locali pubblicati, degli amministratori non locali, pubblicati appunto da Il Sole 24 Ore, ritengo superato anche addirittura dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Cioè lui è al 105esimo posto, la Raggi è 104esima, quindi è superata anche da Virginia Raggi, che sappiamo tutti che cosa sta combinando a Roma. E non mi stupisco affatto. Non mi stupisco affatto, perché è sotto gli occhi di tutti quello che c'è a Palermo, non ci sono dubbi.
E nonostante tutto, che il sindaco sia posizionato al 105° posto, ovvero ultimo, proprio ultimo posto, sicuramente tra qualche giorno sarà pronto a salire sul carro e gridare viva Palermo, viva Santa Rosalia. Ecco, è un paradosso, Presidente, ma come si fa? Ma come si fa veramente? Ma come si fa veramente ad avere questa faccia? Ecco questo, in una città che veramente regna nel degrado più assoluto, dove ci si muove, vediamo cumuli di spazzatura, ingombranti a non finire. Noi sappiamo veramente, la viviamo questa situazione, specialmente con i nostri quartieri dell'alta periferia, Presidente. E di riflesso penso pure, caro Presidente, che lei è della coalizione dello stesso Orlando, ma che figura ci fate pure voi? Chiaramente i presidenti di circoscrizione sono sicuramente sotto gli occhi di tutti, sanno chiaramente i giudizi che possono esprimere le persone, i cittadini, vivendo questa situazione. E chiaramente, caro Presidente, paga pure lei di questa situazione, devo dirlo, perché per il fenomeno della traslazione, quello che c'è a capo e quello che si trasferisce nelle periferie, nei quartieri, chiaramente suppongo che il cittadino faccia un ragionamento univoco: degrado più assoluto per colpa del sindaco, e degrado purtroppo, insomma, non è così. Io so che lei si impegna tanto per la nostra circoscrizione, purtroppo quello che ne esce fuori, il risultato è questo. Anche lei, caro Presidente, viene colpito da questo malessere che regna nei cittadini palermitani. Spero che la situazione in questi 2 anni possa migliorare, perché se continuiamo così ritengo che tra qualche mese è meglio che qualcuno si dimetta, Presidente. Grazie, Presidente. Presidente, posso? Sento l'audio. Audio, Presidente. Allora, adesso ha chiesto la parola a Aiello, non so chi era. Aiello ha... Posso parlare? Presidente. Sì. Consigliere Aiello, sì, grazie. No, io più... Presidente, l'avevo chiesta prima io, non vorrei... Comunque, va bene, lasciate... No, consigliere Barazzo, se lei vede nella chat, mi hanno chiesto la parola, alta donna, lo sardo Aiello, io non ho sentito la tua parola. Fatta la prossima volta, su capisci. Sergio... Stefano Piazza... Prego, Aiello, prego. Sì, grazie Presidente. No, la mia era più una comunicazione tecnica. Come da più giorni, giustamente. Ragazzi, c'è di qualcosa che c'è sospeso a firma mia. Io da qualche giorno, purtroppo, devo dirle che tento per firmare questi verbali, questa delibera, perché mi sembra che sia soltanto una. Ma devo dire che mi crea problemi. Faccio l'operazione per intera, metto il PIN che ho sempre messo, ho tutto certificato, ho preso il foglio di cui all'inizio ci avete rilasciato e tutto quanto, ma non mi fa firmare. Per cui, se è un problema di stiffi, se è un problema, ditemi cosa devo fare, perché io sinceramente non vorrei stare ancora a perdere ore e ore e ore per poter... Presidente, non la sentiamo. No, io non sento più nessuno invece. Stava parlando Aiello, ma non lo sento più. Presidente, mi sente? A lei sì. Allora parlo io, Presidente, buongiorno. No, fermo, stabile, fermo, che c'entra? C'è un turno, consigliere Stabile. Consigliere Palazzo, prego. Perché io ho problemi di connessione. Prego, prego, consigliere Palazzo, prego. Ma lasciamo stare, siamo in consiglio, consigliere Altano del Palazzo, giusto? Grazie.
Presidente, buongiorno. Niente, mi volevo associare alle considerazioni del nostro collega Losardo, che è la città, perché ieri ho fatto un giro più largo rispetto al Borgo Nuovo, sono arrivato fino a via Auditore, quindi ho superato si sta allargando troppo, considera Palazzo. Ho superato i confini del quartiere e quindi ho notato che la stessa situazione in tutti i quartieri, quindi il degrado totale. Quindi chiedo sempre l'incontro programmatico con AMG, visto che con la RAP abbiamo superato questo ostacolo per l'illuminazione pubblica, perché il quartiere Passo di Rigano l'illuminazione è al buio, proprio è spenta tutta. Quindi chiedo ancora l'incontro programmatico con AMG, la Reset se ha la possibilità di invitarli per quanto riguarda il diserbo, e la RAP dovremmo risolvere con il dirigente il giorno 27, o almeno cerchiamo una soluzione. Quindi mi associo. Siccome gli ho dato conferma della RAP, lei sta buttando tutti gli altri, senza dare un poco di soddisfazione, almeno un minimo di soddisfazione. Presidente, dopo 6 mesi, ma che soddisfazione! Lei ha fatto solo una richiesta fatta in tempi non sospetti, che io già avevo preventivato tutta questa situazione di emergenza. Lei è un mago. In questo minuto mi trovo con gli operai AMAP, perché c'è la sospensione idrica a seguito di manutenzione degli invasi, delle fogne, non so cosa stanno facendo. E dove si trova? Dove si trova? Che la passiamo a trovare? Dove si trova? Sì, qua sono, piazza Mauro De Mauro. Anzi no, l'ultima volta l'avevano intitolato, non so come. C'è stato il consigliere Figuccia, se non ricordo male, la consigliera Figuccia. Si chiama? Non ricordo, non c'è la tabella. Ah sì, padri rogazionisti. Ora la vengo a trovare perché sono largo possibile, così già siamo in tanti qua. Sono largo possibile. Bene, grazie per avermi concesso l'intervento. Presidente, ma hanno notizie per capire quando dobbiamo rientrare in sede, visto che tutti si possono riunire, tutti possono andare a mare, tutti possono andare a ballare. E come vedo lei pure in giro, quindi aperitivo, e solo noi non possiamo fare il consiglio. Vabbè, consigliere Palazzo, io devo chiudere la parola, perché devo necessariamente dare la possibilità ad altri di intervenire, perché devo uscire. Quando non ha risposte, lei va. Non ho risposta, grazie dottore Palazzo, grazie. Prego, presidente. Allora, intanto Palumberi, ci possiamo informare con Sispi se ci sono problemi con la questione di Aiello, perché è importante questa storia, allora, capire se è possibile farlo. Allora, l'unico problema che lui potrebbe avere non è problema col PIN, quindi a questo punto bisogna chiamare la Sispi, ma visto che si tratta di credenziali personali, dovrebbe essere lui a chiamare la Sispi, come è successo con qualche consigliere che anche per la elettronica ha chiamato personalmente. Ho capito. Glielo diciamo che deve contattare lui. Io l'unico problema posso vedere se in particolare c'è qualche funzionario che se ne occuperà direttamente. Esatto. Va bene, consiglieri, io devo uscire dall'aula. Purtroppo, e un'altra cosa che avevo dimenticato, siccome ieri abbiamo chiuso sul fatto che dovevamo trattare i pareri sui regolamenti, sui tributi, io non sono riuscito a trovare né la dottoressa Mandalà e quindi non ho potuto convocare nessuno del patrimonio e degli ufficio tributi, cosa che farò immediatamente di nuovo oggi, perché continua a essere complicato parlare con gli uffici e con i dirigenti comunali. Quindi anche oggi mi occuperò di questa storia e spero presto in settimana di poter trattare questi punti. Consiglieri, vi chiedo scusa, ma devo lasciare la seduta di consiglio. Quindi il Teresi abbandona l'aula. Consigliere Losardo. Pronto, mi sentite? Sì, consigliere Losardo, no, anche Aiello non c'è, quindi la presidenza... Ho capito. Cioè, uno che deve pagare le conseguenze ci deve essere, e quello sono io, ho capito. Presidente? Sto scherzando. Sì. Sì, buongiorno. Prego, consigliere.
Come ho detto io tempo fa, volevo capire se l'amministrazione ha un problema con noi riguardo il diserbo. Ora le spiego perché, le faccio vedere in diretta. Ah, faccio un video. Romano. Volevo capire se il problema siamo noi della quinta o cioè, magari per capire un poco perché nelle altre circoscrizioni viene fatta il diserbo e nella quinta no. Quindi lei si pone questa domanda. Pronto? C'è assurdo, sì. Voglio soltanto sperare che sia una questione di programmazione. Voglio solo sperare questo, perché la quinta non può essere abbandonata in questa maniera. Boh, poi non voglio aggiungere altro. Ecco, mi riservo eventualmente di fare qualche intervento in merito. Specialmente quando ci sarà appunto l'incontro, così come riferito poc'anzi dal presidente, per il giorno 27. Mi vuole aggiungere qualcosa, consigliere Cavaliere? Consigliere Cavaliere? Mi dispiace soltanto che il presidente non è in linea, perché volevo magari delle spiegazioni anche da lui stesso, se sapeva rispondermi. Esattamente. Ci sono tante domande rimaste in evase, specialmente in quest'ultimo periodo. Ok, va bene, grazie Presidente alla parola. Attendiamo tempi migliori. Bene, allora passo la parola al consigliere Stabile, che è pressa. Prego, consigliere Stabile. Buongiorno Presidente, la ringrazio. Buongiorno a lei. Niente, noi siamo abbandonati Presidente, perché ormai abbiamo capito che di Borgo Nuovo, di Tore, non ci interessa a nessuno, specialmente al sindaco. Ormai non so cosa dobbiamo fare, o come avevamo detto, facciamo uno sciopero noi stessi, andiamo negli uffici invece di stare qui a telefono, andiamo insieme tutti noi, insieme a tutti gli uffici della RAP, della rete. Ha sentito il mio intervento iniziale, consigliere Stabile? No, non c'ero, mi scusi. Peccato che non ha sentito l'intervento iniziale. Ok, allora va bene, io quello che lei dice è anche ottimo. No, eventualmente magari si può ascoltare la registrazione. Va bene. Lei lo sa che il nostro sindaco si è classificato ultimo nella classifica degli amministratori d'Italia? Sì, ed è addirittura viene preceduto anche da Virginia Raggi, ed è quanto dire. Cioè Orlando è ultimo. Come? Va bene. Diciamo, e si vede dalla situazione, nella quale regna la nostra città, i nostri quartieri. Chi abbiamo? Come? E appunto, quindi non ci dobbiamo stupire se la situazione è questa. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Io posso, Presidente? Consigliere Gesù, certo che può, prego. Per associarmi un po' agli interventi precedenti, pare che per ottenere qualcosa bisogna procedere con ingegnere Forti qui a Palermo. Noi qualche giorno fa abbiamo presentato una diffida al sindaco, che tra l'altro è anche autorità sanitaria locale, per far rimuovere l'amianto dalla piazza Santa Cristina, e ieri è stato rimosso. Oltre a buona parte degli ingombranti, ieri ho fatto un sopralluogo, insomma, molti sono ancora lì, però l'amianto quantomeno è stato rimosso. Il presidente Teresi parla di proporre soluzioni, ecco, per me la soluzione è appunto adoperare le maniere forti. È brutto da dire, però con una diffida probabilmente si ottiene molto di più. Esattamente, bisogna battere i pugni, come si suol dire. Assolutamente. Grazie Presidente, solo questo. Grazie a lei per il suo intervento. Ci sono altri colleghi che hanno intenzione di la volontà di intervenire nella discussione generale? Non ci sono interventi. E allora passiamo a nominare gli scrutatori. Anche se nutro dubbi sul numero legale, se il segretario volesse verificare ciò, almeno
se ci siamo meno. Il presidente lo sport, il numero legale c'è, 76. Cioè, quindi posso proseguire allora? Presidente, guardi, io sto uscendo, quindi se lo riverificate dopo che esco io, perché purtroppo ho un altro impegno istituzionale. Sì. Esce il consigliere Padogna, siete 5. Va bene, consigliere. Quindi prendiamo atto dell'abbandono del consigliere Altadonna e quindi prego altresì il segretario di verificare quanto detto precedentemente. Con l'uscita del consigliere Altadonna siamo sempre in numero legale oppure... No. Come? Siete in cinque. Siete in cinque, quindi mi sa che non c'è il numero, che non ci sia il numero legale, giusto segretario? Di conseguenza... Esatto, non c'è il numero legale. Come dice qualcuno, utilizziamo la fatidica frase, la seduta è tolta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno.